Angetta, ma son Lili Canci, Shanto sapri diletta, vito voglieri, quando mi buttaia e chi vovò punta, agenda mamanaia, mazzetti in quantità. Chi mi pigliava francese, chi mi pigliava spagnolo, son nato con dei mole, metta coppa a chi vogli. Caro bebè, che guarda fa, i quando me gattemo se ne risturba. Caro bebè, che guarda fa, i quando me gattemo se ne risturba. Ah, brava, brava, brava! Dite la verità, una faccia tale quale? A chi? A Nini Picciu, quella del caffè Chantal. No, veramente, quella fa pure la mossa. No, mia moglie la mossa, non la sapevo. Sì, ma ci vedrà la mossa. Brava. Donna Titi, non pungete, voi lo sapete, la mia non è gelosia e più... malattia. Donna Titi, non pungete, donna Titi, non pungete. E tanto quanto che la dritta che mi ha fatto pognero rita. Quando tu stai sempre vicino a sti pezzi. E che vuoi fare? Io senza fare niente non ci so stare. Ah, invece tengo l'agofobia. Non prendo un'aga in mano nemmeno se mi paga, se mi pagano. Donna Titi, non le date retta, voi lo sapete che lei è sbirrissa. Sì, per forza, è la moglie dello sbirro. Brava. Io sarei lo sbirro. No, Peppi, tu sei un cataplasma. Tu sei il dottor cataplasma. Ben detto, beata te che in un marito così allegro. Questo è vero. E che volete fare? Sono soddisfatto di me, ostetrico di chiara fama, con una moglie bellissima, guardatela, tesseratela che sembra Penelope. Ma che voglio in più? Le mogli, caro assistente mio, sono come i vini. A te toccata la moglie champagne, per esempio. A me invece... Oh, vieni la messa. Iammarici, dai, sono troppo male che casa. Me lo dico per te, cara mia, che fai questa vita troppo sacrificata. Donna Maria, scioglietela un poco voi. Io non posso. Il lavoro mi tiene sempre impegnato. Ma io mica mi lamento di qualche cosa. Ma no, è che mi dispiace che fai questa vita sempre chiusa in casa. Fortunatamente i soldi ce li abbiamo. Non ci mancano, quindi esci un poco e spendili questi soldi. Ah, a proposito, hai visto portafoglio? Un'altra volta. Me l'hai domandato pure stamattina. Non l'ho preso e non l'ho visto. Eppure è così strano. Io mi ricordo di averlo lasciato sul comodino in camera da letto. Ma sentite a me. In quale camera da letto? No, donna Marietta, io non vi permetto di fare queste insinuazioni volgari. Io sono una persona allegra e gioviale, ma in fatto di fedeltà io sono un uomo tutto d'un pezzo. Una statua. Ma esiste solo mia moglie. E basta. Signora, sì? Signor, ci sta bacio, ci sta l'audizione della baronessa Fiore. È una cosa. Ma che stai facendo? Signor, mi sei visto? No, non è proprio possibile, anche perché non abbiamo nemmeno cenato. Ho capito, ma è che già fa la già fa salire o no? Ma voi vedete se è possibile, uno si vuole godere una giornata di pace domestica e niente, disturbi. Ah, vabbè, lui sei, fallo tra sì. Va bene. Chiaro, poche pazienza. Tu vedrai che quello è una cosa di poco. Vai e vieni. Sì, conosco troppo buona baronessa. Questo è il sesto figlio che mette al mondo, il sesto. Sì, perché un marito vuole l'erede maschio e nascono tutto femmine. E faceva un bel parto pure di gemellare, no? Sei, una volta sola se non avevamo punzito. Ecco. No, professore, ha detto che va di fretta. Dovete scendere voi presto presto, signor, che la baronessa già te ne ruota. La baronessa è apprensiva, fa sempre questo. Mi chiama 24 ore prima, poi arriviamo là in fretta e furia. Che succede? Niente. Ecco, no, avvertite che vado domani mattina. No, ma che domani mattina? Tu ci devi andare adesso, quella la baronessa è in dolore. No, professore, scendete, mamma. Sì, ci manca a dire. Sì. Chiaro, che pazienza. Non è proprio possibile, ma è impossibile che mi ha perduto una nottata inutilmente. Peppi, è possibile, ma... Poche pazienza. Ho detto che non ci vado, e basta. È chiaro, fallo con me. Ti vado a preparare pure la borsa con i ferri. E poi ti preparo uno spuntino. Così te lo mangi in macchina. Che bella moglie che ho. Penso proprio a tutto lei. E sì, non penso a te. A chi devo pensare? Che bella moglie. Che bella moglie! Mua! Poppy, a che stai pensando? E che sto pensando, Gennà? Sto pensando che a me non ci penso nessuna. Vabbè, ho capito. Dai, dove vai? Vado a darti la mia dimostrazione d'amore. Ti va a capire a bordo. Chiamo presto presto. Senti, ma ci hai messo due cioccolatini dentro? No, perché? Perché se ci avevi messo due cioccolatini nella borsa, ci mettevo pure a pucci pucci.
Ah sì, ma che ci hanno fatto le male? E già, non facita così. Quella sta nervosa perché ve ne andate. Non un po' preoccupato perché mo ci parlo io e la calma, state tranquilli. E tu però, Poppi, sempre con sta faccia funerale. E dille qualcosa di carino ogni tanto, vedi che lei ti risponde. Sì. Vedi, per esempio, mia moglie lo sa che questi sono i guai della professione. Grazie. Il parto, signori miei. E io parto. Ecco qua la borsa. Micina? Ah? Pastiglina? E Luigi, ma che fa sempre scema? Vabbè, ho capito. Buona serata. No, ma che buonasera! Ma forse voi volevate dire qualche cosa a Marietta? Sì, passerottina lunga. Micina? Ma che piccolo? Passerotto, funziona! Passerotto? Le cose! Arrivederci, ne facciamo tardi, Non spingere! Marietta, vuoi bere qualcosa? Ma quale bere qualcosa? Marietta, siediti vicino a me. Vieni, dobbiamo parlare un po'. E che è successo? Tu a tuo marito lo tratti troppo male, non sta bene. Io lo tratto come si merita. Sì, io lo so che ci sono delle incomprensioni. Il fatto che sta fuori casa ti rende nervosa. Ma parliamone insieme, vedrai che ti calmi. Ma che mi devo calmare? Quello è assurdo. Calma. Impossibile. Calma. Insopportabile. Calma. Con la calma si risolvono le cose. Sentiti, ti quando lo vuoi sapere, i tengo un amante. Come? Un amante? Ma come? Tu con un uomo così buono tieni un amante? Sì, la vita è breve, la tomba è nera, io mi ho fatto un amante. Anzi, mo sai che faccio? Mo ci scrivo una bella lettera e dico di venirmi a prendere qua sopra. No. Vedrai, ti farò conoscere un simpatico. Ma non lo voglio conoscere. Sì, Luisella? Sì, avete chiamato? Sì, Luisella, per favore, portate questa lettera all'indirizzo qua sopra, veloce. È una camomilla, bollente. Va bene. Marietta, ma tu sei pazza? Sì, pazza, innamorata. Si chiama Giulio Rocca e ci vediamo qualche volta a casa del suo amico Raffaele Gallucci. Bello ruffiano. Marietta, senti, se io ho consentito a farlo venire qua è perché voglio parlare con questo Giulio Rocca. Tu una cosa così a un uomo buono come Peppino non la puoi fare. Vai, ma lo dici un'altra volta, Titi. Senti, Titi, quello è un donnaiolo. Ma tu lo vuoi sapere cosa trovo sempre nelle sue giacche? E che trovi? Trovo delle lettere, dei regali e soprattutto dei fazzoletti profumati alla violetta. Alla violetta? E tu sai benissimo che io uso solo il lilla. Sì, ma com'è possibile? Quello tuo marito non ti lascia mai. Vorrei dire che non ci sta mai. Sì, ma quando esce per impegni professionali. Bella scusa. Quando esce sempre insieme a Gennarino mio. Ma allora dovrebbero essere d'accordo. Quelli escono insieme, tornano insieme. E ci fregano insieme. Oh mamma mia, aspetta un attimo. Luisella, la camomilla, doppia. Va bene. Luisella, non perdiamo la calma. Tu hai detto che senti sempre la violetta. Mamma, che c'entra? Pure io quando metto a posto i panni di Gennarino sento la violetta. E tu la usi? Veramente no. E allora è come richio. Oh mamma mia, aspetta un momento. Luisella, nella camomilla mettici pure due gocce di valeriana. Vabbè, sì. Maria, se fosse vero quello che dici tu. Maria, allora io non perderei tempo. Fa come hai fatto tu, ammo trovato pure in amanda. Fosse pure guardaporto. No, è perché uno se deve fare, lo deve fare per bene. Almeno una cosa chic. No, perché poi altrimenti poi si diventa colpevole. Sì, perché poco guardaporto ti guadagni l'indulgenza. Marietta, io mi devo assicurare. Se no non trovo pace. E come fai? Ci sto pensando. Signora, sì. Pagamomi. Ah, grazie, Luisella. Senti, Luisella. Che vuoi fa? Non stai zitto. Allora, la signora Marietta voleva sapere se nel palazzo dove abita l'amante di mio marito ci sta una modista. Sì. Ma quale amante vostro marito, signor? Esaccio niente. Non fare quella faccia. Tu lo sai certamente. Dov'è che lo porta sempre tuo marito? Ah, signor, ma allora voi ora sapete tutto cosa. Sì, so. Gesù. Ma perché? Io sono l'unica moglie che se sta zitta. Brava. E che il vostro marito si metteva sempre una paura, sapesse? E paura di che? Io sono una donna superiore. Brava, così dovete essere superiore. No, ti chiedevo perché voglio andare da questa modista. Sì. Ma non mi voglio incontrare con lui. E lui quando ci va? Il martedì e giovedì, mi pare. Signor, state d'accordo, ma quando mai? Mio marito l'accompagna tutto il momento, a tutte le ore, e vado pure tutti i giorni. Che è stata? È mandata la comomilla di traverso.
signora Maria, io vero ho fatto una modista e non saci. Titi, hai visto il combriccetto? Quelli si trovano la scusa del lavoro per venali. Bravo, inventano le scuse. Poi mio marito pure, secondo me, non ha capito proprio niente. Perché mi ha detto, mi raccomando, non dire niente alla signora. Ma va bene, adesso te ne puoi andare. Vai, vai. Signora, però non va, venite con me. Marietta, tu hai visto? Tu hai sentito? No, tu non hai visto ancora niente. Tu non lo sai cosa sono capace di fare io quando perdo la testa. Io che lo pregavo. Devi andare da quella povera donna che soffre. Io ho preparato lo spuntino, il cappottino. Speriamo che si sta mangiando sa fuoco. Mo mi serve uno. Che ti serve? Senti, Marietta, tu hai detto che vai con il tuo amante a casa di un certo Gallucci. Perché? Con me. Non c'è male. È civile. È avvocato, Titi. È scavolo. È veramente sa che sta sposando in questi giorni. Ah, te lo telefono. Sì, ma perché? E dammi un numero di telefono. 622, ma che può fare? Ah, Marietta, io mi devo assicurare. Ma come fai? Stai calma. Ma che calma? Io se non lo faccio ora, non lo faccio più. E invece, Maria, io voglio fare. Lo voglio fare. Vabbè, lo vuoi fare, ma almeno fallo per bene. No, tu mi parla di Gallucci. E mo mi piglia Gallucci. E lo chiamo. È pronto? Mi passa il 622? Speriamo che sia uscito. Sì. Salve, buonasera, avvocato Gallucci. Io sono la segretaria del notaio Sanguetti, che abita al Ponte di Chiaia numero 10 e quinto piano interno 15. Sì, il notaio vi deve fare una comunicazione urgentissima. Sì, è urgente, si tratta di un'eredità. Correte subito, tra 10 minuti vi aspettiamo. Buonasera, avvocato. No, chi stai in un manicomio? Ecco fatto. Marietta, tra 10 minuti tengo l'avanti prego. Senti, io capisco che tu stai in uno stato di agitazione e che dici per dire e non per fare, ma io ti devo mettere in guardia. Questo Raffaele Gallucci è tanto una brava persona, ma tiene un piccolo difetto. A causa di uno shock che ebbe quando era piccolo, tiene un problema, come dire, nevrotico sessuale. Insomma, è complesso e tipico della donna piangente. Non posso sentire chiagnere? Al contrario, quando vede una femmina chiagnere, che lui non capisce niente più. Tu pensa che non può andare sul cimitero per non vedere una femmina chiagnere? Pure sopra il cimitero? E una volta io litigai con Giulietto mio e chiagneva una parte, se non mi sei accorto che io mi zumbavo un cuore. Ah, benissimo! Signora, alla porta c'è il signore. Eccolo, questo deve essere lì. Falla accomodare. Titi, mi raccomando, stai calma. Sì, aspetta. Com'è? Oh, che bello. Ti piace? Sì. Ma allora faccio peccato. Ma che, Titi, al massimo vai in paradiso. Oh, bene. E prego, avvocato, si accomodi. È permesso. Buonasera. Giulietto mio, ti presento Titina, la mia migliore amica. Molto piacere, complimenti, siete un bel giovanotto. Titina! A me piacciono tutti gli uomini belli, sapete, sono una donna molto eccentrica. Titina! Sì, mi piacciono, e specialmente gli amanti. Voi siete amante? Ma io veramente... E mo ne aspetto uno pure io. Sì, voglio darmi alla faccia gioia. Voglio essere civetta, alla faccia di tutti i mariti del mondo. Voglio essere spumante, spumante d'asti, champagne e poi il tappo salta, caro Gennarino! Eccolo, questo deve essere lui, è il mio amante. Trattenetelo 2 minuti, io mi vado a preparare. Mio marito mi chiama Penelope. Ma qua Penelope, io sono Cleopatra. No, sono Messalina. Poppea. Povera signora, mamma mia, povera signora. A me la curano. Ma che l'hai pigliata, po' pazzo? Ma perché, normale? Io ti vorrei raccontare, ma ora non posso, Ma poi ci facciamo un sacco rosato quando saprai. Signora? La signora addosso? No, dite a me, prego. No, alla porta c'è il signore, va a trovare il professore. Ah, e fatelo entrare. Ma chi le si è fissato, dice che il professore è il notaio. Ah, fatelo entrare subito. Fate presto. Sì. Senti, Giulietto mio, quello che entra sai chi è? Chi? Il tuo amico Raffaele Gallucci. Raffaele Gallucci. E che bene ha fatto? Mo non te posso spiegare. Ma tu non badare bene a quello che dirà e a quello che farà. Fai finta di niente, capito? No. Prego, prego, accomodatevi. Qui giù tutto il caro. Raffaele è bellissimo.
Signore! Albert! E tu vedi che è tutto tirato al lucido, che devi fare? E io devo andare a dare parole, dopo c'è un grande ricevimento. E che si muta a fare qua? Sono stato chiamato da sto certo notaio Sanguenti. Dici che è un'eredità, tu ne sai niente. Io ne saccio proprio niente, va. E veramente il notaio adesso viene? Oh, e voi perché state qua? Siamo venuti a fare visita a dei conoscenti, i conoscenti in comune. Ecco, volevo chiederti. Dimmi. Perché l'appartamento a te stasera non serve? Lo potresti prestare, sai com'è? Volete approfittare? E andate, andate. Tanto questa è una delle ultime volte. Poi io mi sposo e a casa mia non potete più venire. Sì, il nostro scapolone ha capitolato finalmente. Ma quando mai? Se era per me io non mi sarei mai sposato. Quello mio padre, povero uomo, teneva due suocere, una suocera madre e una suocera nonna. Tanto è vero che io mi volevo sposare un orfanello di Pompei. Poi mi sono innamorato della fidanzata mia, però decisi che non me la sarei sposata finché la madre non saliva alla gloria del paradiso. Ma quando si dice casa del destino, che sei morta a 102 anni l'anno scorso. Così va. Allora tanti auguri. Però posso dire una cosa? Ma sto vestito, ma dove scritto? O sbaglio? Capirai, io lo usato come facente street già 5 anni fa, quando mia suocera ebbe la broncopolmonite e pensavamo che se lo stai vivendo. E invece è cambiato per altri 5 anni e nel frattempo mi sono ingrassato. E vedi, sono nelle condizioni che non mi posso manco assettare. E perché? Sì, no, sono scatto cazzo. Lo sai il riso. Vabbè, riesci che andiamo. Comunque, tanti auguri, state buono. E buona giornata. Arrivederci, arrivederci. E venimi un po' che si semano un po'. No, non mi posso aspettare, lì è stretto. Mamma mia, cagò. È stretto, è proprio stretto. Mamma, chi sarà stumutato? Buonasera, signor Calluccio. Buonasera, signora Callucci, con la I, ci tengo a precisare, perché questo cognome mi ha perseguitato fin da ragazzo. Sapete, i compagni di scuola, o Callucci, tengo Callucci, mi fa male o Callucci, e invece è Callucci, con la I. Benissimo, io sono la signora Sanguetti. Tanto piacere, vostro marito tarda a venire, sapete, io ho un pochettino di fretta. Caro signore, non mio marito non c'è. Non ci sto? No, non ci sta. Scusate, ma allora perché mi ha fatto venire fino a qua? Avvocato Callucci. Che te ne tocca tanto? No, perché? Mi è rimasto lo starnuto. Ma no, era per farvi sentire che pronuncio bene lei. Ah, ho capito. Avvocato, e avete avuto una grande fortuna. Oh, si tratta dell'eredità. È morto qualche parente in America. È qualche cosa che vale di più dei milioni. Qualche miniere, pozzi di petrolio. Di più. Mamma, mi facete venire una cosa, perché non me lo dite? Avvocato, è un tesoro. Un tesoro? Aspettate, facetemi assettare. No, non mi posso assettare. Perché? Perché sennò succede una catastrofe. Ma comunque noi ci pensiamo. Parliamo di questo tesoro. Signore, di che si tratta? Si tratta dell'onore di una donna. L'onore di una donna? Sì. Scusate, signore, non ho capito niente. E che ho ereditato? L'onore di una donna? Sposata. Mo ho capito. No, signore, non ho capito ancora niente. Avvocato, qua non vi ha fatto venire mio marito. Sono stata io. E perché? Non c'è nessuna eredità. Il tesoro che pensate voi non esiste. Ma scusate, ma oggi è il 1° aprile. No, è il 28 marzo. E io ho scoperto che mio marito mi tradisce. Oh. Come A? Io vi racconto tutta la mia disgrazia e voi dite solamente A. Signora mia, sono ancora scioccato per il fatto del tesoro. E poi non ho ancora capito niente. Avvocato, a me mi serve un momento una mano. Un momento? Sì, una cosa calda a calda. Ah. Se no non lo facevo più. Ma avete capito? No. Siete voi! Oggi capite! Ma si sta schierendo il cervello! Mi avevano parlato di voi proprio in quel momento. Non aveva faggio, pensata. Ma mi pigliacchista! Avete fatto una bella pensata! Bravo, ero sicura che mi trovavo d'accordo! Vi avviso che io sono una donna onesta e non ho nessuna esperienza in fatti tradimenti. Non lo so come si fa. Quindi, cominciate voi, io vi aspetto sopra il divano. Ho il dovere di avvisarvi che mio marito è come tutti gli altri uomini. Lui lo fa, ma non vuole che gli altri lo facciano a lui, perciò vi potrebbe ammazzare. Ci sta pure che è. E se capisce! Scusate, signore, mettetevi una bella pezza bagnata in fronte, andate a parte lì, compigliate una bella camomilla e gli altri a cuccare. Io, a già da parole. No, avvocato, ma voi non avete capito bene. Sì, ho capito che vostro marito vi tradisce, ma io che c'ha zecca chiù? Avvocato, ci vuoi tanto! Siete voi?
E sono io, allora. E mo... Sì. Avvocato Callucci! Ma vi piace come vi chiamo? Ah, c'è capito, mi potete chiamare pure Callucci e Callitrip. Io, mannaggia, Avvocato, io ve lo ripeto, sono una donna onesta. Io mi abbasso a chiedere un piacere di questo genere e voi ad affonzare da parola. Ma vedete che cosa è importante? A da parola. Ma per me è tanto importante, io ci ho aspettato 30 anni che amore in mia suoce. signore, ma... E mo che è sto fatto? E mo pare che io... Signore, voi non dovete piangere, signore! Vieni! E che mi viene, signore? Fate attento, mi aiuto, ma tu! Guardate, guardatemi, sono l'addolorata! Io sono chi San Luigi, signore, io vi prego di non piangere! Come faccio? Che te che i rubinetti dentro gli signor, occhi? Signore, ma se voi piangete non pagate più parole, signore! Oh, mamma mia! Signore, io tengo un brutto difetto! Io quanto vedo che piangere una femmina! Oh, è impossibile, non ci posso più io a da parole. Signora Sanguetti. Ah, ecco, me l'avete detto bene, ti. Ah, sì. Avvocato, voi dite ti, io dico ci. Ti. Sì. E ti. Sì. E ti. Sembravo d'uccellino. Io passare la cartella, animale, cretina, imbecille. Ma chi? Vostro marito che vi lascia solo. Ah, grazie, grazie. Signora. E voi siete ancora infelice. E vi volete vendicare? Decisamente! Ah sì! E non ce la faccio più! Vendichiamoci! Oh! Ma! Che è stato? Oh, sapevo! Sei schiattato un cazzone! Così è pazzo! E ma come faccio? E come facci? Mi sa ci si fatto! Facete una cosa, toglietevelo! Come? Davanti a voi! Intanto ve lo dovete togliere, no? Ma prima era un'altra atmosfera, mo mi sento ridicolo! Avete ragione! Facete una cosa, andate di là. Sopra il letto ci sta il pigiama di mio marito. Mettetevelo. Intanto vi faccio cucire io il pantalone. Ma erano pochi. Andate, andate. Ma che c'è sta parola? Andate. Mamma mia. Luisella. Luisella, corri. Signora, che c'è? Ma avete... Luisella, senti. Il signore che è venuto poco fa. Mentre si sedeva, si è scucito il pantalone. non ridere che è una tragedia. Luisella, senti, vieni là qui già. Beh, che c'ha fatto? Sta in camera da letto, vai. Sì, che lei si sta sfogliando. E che fa? Che ti metti scuro? Ma signora, ma io conosco a chi? E che fa? Bus, posso entrare? Signore! Ho fatto visto che non apre. Signore! Un momento, che momento. Signore, guardate che io però sto casando con tutto a detto, che sai non so che cosa fa. Entrate, entrate. Ma che tu? Posso? Sì. Ma che c'hai fuori? Mamma mia, altro che camomilla. Casi non bevo, non ti combino proprio niente. Ecco fatto. Siete più seducente. Ma qua seducente, signori, te la fidanzata mica mi aspetta. Io ci ho sto parole. È nata a voto, ma ci ho pensato. Aspettate, ma mi faccio una taglia. No, 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 mi sento. E allora sto signore chi è? Professor, scusate, allora, ma si tratta di una cosa urgente. E che lavoro faccio da presto? Ma chi? Un amico mio. Stavamo mangiando e mentre si mangiava un chef, una spilla si è infilata nella gola. Faccio da presto. Io? E che io? Professor, io non posso perdere tempo. Non posso aspettare che vi vestite. Cassa all'indirizzo. Facci d'ambresso. Corrito! Ma non sono medico. Come? Non siete medico? Ma come non sei medico, Gennarino? Ma che dici che non sei medico? Sono medico. Si capisce. Allora medico. Sono medico. Ma tu non ti puoi negare. Io avresti poverella che tenna. Oh. Sì, professor, non vi potete rifiutare. Anzi, sentite, io tengo la macchina a portare. Ma sapete che faccio? Mi siedo e vi aspetto. Professor, io non me ne vado se non venite appresso a me. E facete una cosa. Aspettatelo giù che lo convinco io. Andate. Facete appresso. Che lavoro. Ma voi siete pazzi. Ma tu pulita a me. Ma voi mi volete perdere. Ma... Voi volete che tutta Napoli sappia che la signora Sanguetti tiene l'amante. Ma scusate, non poteva essere un'amica di famiglia. Eh già, qua. E che siete l'evasa di Sing Sing. Sì. Poi ho detto alla signora mio marito. Ma io già da parola. Voi adesso avete un solo dovere. Dovete far credere di essere mio marito. A qualunque costo. Io non voglio essere compromessa a causa vostra. Ma io mi ero che non usasse fare. È barrangiata, che ce l'ho. Ma perché non mettete un telefono? Ma... un cazzone, dove sto? Non è pronta ancora. Ma voi facciate io. Ma non vaga più, che porto mio marito. Ma scusate, allora che faccio? C'è un'altra volta che... Sì, a dopo qua non dovete venire mai più. Oh, ma cazzo, non lo facciate io. E che va che da parola, pubiccio? Allora, questa parola.
figlio, non fa niente tua morte! Venita! No, no. È passato? Lei? Sì. È passato. Che paura, mamma mia! Sotto da sopra a me! Concetta, grazie, andate, non vi preoccupate. Signorina! Dico, come stai il signorino Osvaldo? Sembra un pazzo! Concetta, ma qual è la novità? Andate, non vi preoccupate. Ma meno male che Don Peppino ci ha saputo fare. Vabbè, in fondo quello che ho fatto, ho tolto una spina e per fortuna stava sopra. Don Peppino, io ho fatto la pelle d'oca, guardate. Vedo. Guardate. Ma io non capisco, un fratello tutto fuoco e un altro un pezzo di mille. È questione di carattere. No, cuoricino mio, con la faccina bianca non mi sembravi più tu. Ci credo. Ma Pierina, che fine ha fatto? Ma questo non si è proprio preoccupata della morte mia, però. Ma come no, Pierina? È corso a chiamare un medico per te. Un medico? Come sarebbe a dire un medico? Ma cuoricino, ma mica ho detto il becchino. Vabbè, ma questa era una cosa da niente. Gesù, poi per una spina di pesce è andato a chiamare un medico. E chi dovevo chiamare? Il pescivendolo? Ma è meglio che il dottore venga inutilmente, no? Sì, però questa era una cosa di pronto soccorso. Bisognava chiamare uno qua vicino. Tu poi non potevi dire che era inutile chiamare un medico. Ma io che ne so, mica ho sentito che chiamavano il medico. Ma alla fine non è una tragedia. Quando viene questo medico lo paghiamo e se ne va. Può essere un collega che vi conosce. Ma tu che vuoi a me? Cretino! Animale! Ma ciò che è deficiente! Signorina! Accetta! Signorina! Signorino Osvaldo, dice quando si vaccina? No, dite signorino Osvaldo che abbiamo ospiti a casa e devi aspettare un pochino. Signorina, ma il signorino Osvaldo non vuole aspettare. Ha detto che vuole mangiare, così lo preparo là, in camera sua. Va bene. Sì, vado, lo accontentiamo. Certo. Chi è il signorino Osvaldo? Come? Non te l'ho detto, è un nostro caro cugino. Quasi un fratello. Sì, e si trattiene da noi per un po' di tempo. Ma perché vuole mangiare da solo in camera sua? No, ma perché il nostro cugino Osvaldo è fatto così. Anzi, se dovessi dirvi qualcosa di strano, non ci badate più di tanto, perché è un po'... È un po' scemo? No, è un po', come dire, caro, un po' mattacchione. Mattacchione. Anzi, sapete che facciamo? Non appena torna Pierina, ci mettiamo di nuovo tutti a tavola a mangiare. Bravo. Questa è proprio una bella idea. Sì, però presto, cosa fa tanto? Andate di fretta? Ma che tenete la leva in tasca? Ma chi Peppino? La collo sotto i piedi tiene Peppino. Peppino, quando viene qua sopra, sa secca che non se ne andrebbe più. È vero, diglielo. Sì, è verissimo, è vero. È vero. Certo, sì. Lo vedete, lui è così, è fatto così, è timido, per questo non vuole parlare. Si vergogna. Sempre voi, fatelo dire a lui. Ma lui è un timidone, lo vedete com'è? Si protegge. Ma si scioglie, noi ce ne andiamo in fuori. Andate, ci vediamo dopo. Io già capisci, tu tieni sangue nelle vene, sì o no? Vedete che sto anemico. Ma io non riesco a capire qui. Una donna lì pronta, tutta per te. E tu fai uscire. Ma io non ti capisco, ma tu perché mi devi trascinare qua sopra? Ma vienici solo tu. Se ho potessi, tu facessi. Ah, quindi hai già passato guaio. Ma che ci metti? Io, la dignità. La dignità, per cortesia, fammi piacere, la dignità. No, tu inutile che fai, la voglia bene a Marietta. Ah, papì, te lo dico con tutto il cuore, tu non capisci niente. Ma perché tu mi devi spiegare il motivo per cui tu non ci puoi venire da solo? Ecco. E che ci dica a mia moglie che vado a lavorare da solo? Peppi, io te lo ricordo, tu sei il mio assistente. Gennà, qua ci vuole un santo che ci assiste a tutti e due. Ma tu sei proprio un frifone, guarda. Qua sopra sanno che noi siamo i fratelli buonomo, rappresentanti di commercio. Non ti preoccupare, io le cose le ho sempre fatte per bene. Gennaro Sanguetti, Peppi, lo sa quello che fa. E intanto ti eri dimenticato il portafoglio nella stanza di Evelina e quella l'ha pure persa. Io mi sono perso d'animo. No, anzi non hai visto la prontezza di riflessi. No,
Cuoricino, l'altro giorno hai dimenticato il portafoglio sul comodino. Io l'ho aperto, ho curiosato un pochino. Sai che fa lei che si muove così? Ho trovato i bigliettini del dottor Sanguetti. Chi è questo dottor Sanguetti? Lei. Chi è? Io. È il mio medico di fiducia. Per questo io tengo il bigliettino nel portafoglio, cara mia. Papì, io sono un fenomeno, una cosa grande. Gennaro, tu sei grande, ma un grande incosciente. E stiamoci attenti che tutte queste cose che ci stanno capitando sono tutti segni del destino. La spina di pesce, il bigliettino. Io non lo so, ma sento scendere uno qua in coppa non ce l'ho. Papì, tu sei un guaio. Ma tu metti che morire un cavolo, più come tu l'ho. Papì, ma tu fossi aspirante dittatore. Io non sai ciò, bello amico. Non mi piacciono le complicazioni, Peppi. Più le cose si complicano e più io le trovo eccitanti. Per esempio, adesso le nostre signore sanno che noi siamo a portici dalla baronessa. Lo sai che significa questo? Che possiamo stare qua sopra tutta la notte. Tutta la notte? Sì. Ma non li pensa che la povera Marietta sta sola a casa tutta la notte? Oh, vabbè, tu sei deprimente, ma che c'entra Marietta? Ah, voglio bene pure a mia moglie, va bene? Però noi possiamo qua. Quindi tu a queste cose non ci pensi, ti rilassi per bene, e cerchi di divertirti un poco. È chiaro? È chiaro. Lì, aiutato! Clara, senti, mo che entro, non fare il mamozzo e dille qualcosa di romantico. Ma che le dico a quello? Ma ce l'hai un po' di romanticismo nelle vene, parla del cielo, delle stelle, della luna, non lo so. Romantico. Fai il romantico. Il romantico. La cena è quasi pronta. Bene. Cosa? Non ci voglio parlare. Ah, Peppi, hai detto qualcosa? No, veramente no. Ma come? Mi era sembrato che volevi dire qualcosa alla signorina Clara. A me? Sì, come no? E appunto, dicevo, avete visto che luna stasera? Ma dove? Guardate in cielo, no? È la luna. Guardate, luna piena. E volevate dirmi questo? No. Le stelle. Sì. No, dicevo, guardate il firmamento. Che firmamento, che stelle. Un cielo pieno di stelle. E poi? C'è la luna. Le stelle sono belle. Ci sono le stelle. Spirano tanto sentimento. Vedo male quanto è bello. Peppi, ne hai fatto tra sì e stelle, capito? Clara! Clara! Mi sta chiamando Evelina. Vado. Che bella serata, che bella luna, che bello cretino. E io ci arrivo. Ecco. Marietta mia, ti sono stato fedele. No, Peppi, tu sei incorreggibile, guarda. Gennaio, mi mette paura. Peppi, chi si mette paura non so cocco che fa in mano a belle, ciao. Un, due, tre, tocco. Signori, buonasera. Scusate se non vi ho salutato subito, sapete? Mi stava allenando e avevo perduto la concentrazione. Prego. Io sono il cugino delle padrone di casa, Osvaldo De Porto. Ma è corto, stavo provando il colpo di Marafà. Grande maestro d'armi. Posso? Contro uno schiaffo. Mamma mia, bello. Mi state preparando per qualche competizione sportiva, bello. Ma via. È che tengo la faccia di uno che fa le gare. Ah no. Ma guardatemi bene. Perdonatemi, che faccia avete allora? Signore, io faccio solo fioretto all'ultimo sangue. Ah, no, a me fioretto a sangue non mi piace. Ah. A fame sta pensando alla cena. Sì. Signore, coltello già ci sta. Vi prego di non ridere per una cosa che per me è estremamente seria. No. Nulla nella vita è più nobile della lama di un fioretto. Per carità, chi dice? Peppi, non ridere. Ma faccio io. No. Lo sapete? No. Ma come non lo sapete? Peppi, dici qualcosa. Ma dite. Peppi, parlo. Che cosa manco io? Basta! Ma che dici? Se ceci, Peppi. Ma non lo vedi che lui mangia solo pesce e spada? Ma quale pesce e spada? No, pesce e spada è pesante, no? Per lui si deve mantenere in forma. Proteine e salata. No. Pasta e cocozzo. Ma che sono? Mi prego di non celiaco. Celiaco? Io non ho il senso dell'umorismo. E un'altra battuta come questa mi può offendere. No, mamma mia, che si soffende, è pericoloso. Vabbè, fate una bella cosa, signor Portos, diteci voi quello che mangiate, facciamo prima. Sì. Ma dite che la cosa di questi li dobbiamo invitare a cena. Non facciamo una gaffa. Chiaro, no? Io parlo di cibo spirituale. Signori, io mangio pane. Pane lo mangia però. Io mangio pane e duelli. Che hai capito? Visto pane e piselli. Ma che da mangi tu? Ma che schifo! Guardate, io sembro un tipo tranquillo. È vero, è vero. No, io sono violento! È falso!
è violento, è pazzo. Figuratevi che i medici, che sono tutti ignoranti, si fissarono che io ero malato. Poi mi sono fatto un anno dentro. In manicomio. Pensate che la mattina scendo e vado in giro in cerca di qualcuno che mi deride. Perché? E battermi. Secondo me lo trovate spesso. Sì. Purtroppo no. No, il mondo è pieno di ricatti. Sì, mi capita qualche scugnizzo, che con un fischio, capite, un suono oltraggioso. Pernacchia! Ma questo, non volevo utilizzare queste ignobili parole, ma io che posso fare? Ma posso macinare due ragazzini? No, i ragazzini sono pericolosi, i ragazzini tirano le pietre, tirano le scorze di limone, le scorze d'arancia. Poi voi siete pericolosi e siete esposti, come dire, voi scendete ogni mattina. Scendevo ogni mattina. Quindi non scendete più. Purtroppo per adesso non posso. Devo attendere ancora qualche mesetto. Come mai? Che qualche problema articolare, un po' di sciatica, dolore alla gamba. Ma vi prego. Tiratemi la barba. No, io. Voi? No, scusate, ma voi perché devo tirare sta barba? Perché io ve ne prego. Se non mi offendo. No, non dirà che sto a essere provocato. No, facciamo una cosa, tira Peppino. Tira con te. Allora sì. Coraggio, tira. Hanno lasciato un pezzo. Tiro, Piano. Ecco, tirato, hai fatto malissimo. Ma non così. Con forza, con due mani. No, tirate. Mamma mi parlo un gufo che si danno la faccia proprio ai pazzi. Allora io tiro, Con tirati. Sì, però voi state calmo, per cortesia, che faccia brutta. Avete visto? È finta. Però mi avete detto voi di tirare, io ho eseguito solo l'ordine. È bello, solo per testimone. Certamente. Perché adesso avete capito il motivo per cui non scendo la mattina. Sì, proprio voi che state calmo. Ma no. Signori, io mi tocco perché sono ricercato dalla polizia. In questa casa io mi sono nascosto. Un mese fa ho ferito gravemente a due fratelli. Con due attrezzate. Ma racconto che cos'ha. Che avevano fatto? Avevano tirato la barba. Ma io allora non la portavo ancora la barba. Ho fatto dolore. Osarono inviare due fasce di fiori. Con tanto di dedica sentimentale alle mie cugine che hanno. Capito? Però, signor Portos, magari questa cosa non è da intendersi come un'offesa grave. No. Magari erano due pretendenti seri, per bene, che volevano sposarle. Sposarle? Non ridite, signori, non ridite. Avete non ridito? Sì. Erano già sposati. Che fisca grazia. Ben detto, ma io, uno, due, tre, un affondo nel costato, il colpo di Marafà. Ed ora scusatemi, vado in là a continuare il mio allenamento. Sì, prego. Io posto, scusate, voi in genere quando scendete, verso che ora vi avviate? Alle 11. Bene. Un, due, tre, tocco. Un, due, tre. Segni, Peppi, segni. Così non sto a casa. Ma chi potrebbe dire? Mamma mia, che giornata! Ma prima tu veramente ti mette paura di chi? Tu hai fatto la faccia verde. La faccia verde? Ma quando mai? Ma non l'hai sentito le ragazze? Hanno detto che quello è un mattaccione. Io non penso furioso, non ce ne faccio parte. Ma che vogliamo dare retta alle parole di un esaltato? Peppi, un, due, tre, tocco. Ma riasciuto. No, la seconda volta che tu dico stasera. Io mi sento scendere uno qua, un coppa nocero con la... Peppi, io te lo dico adesso e per l'ultima volta. Mi fa campa. Ciao figlia di me. Sì. E si ritorna a tavola. Evviva! Però mi sembra che Pierina non è ancora tornata. Ma niente di meno per trovare un medico tutto questo tempo. Ma si può sapere dove l'avete mandata sta Pierina? Al ponte di Chiaia numero 10. Come? È lontano. Al ponte di Chiaia numero 10. Ma tu quale dottore hai fatto chiamare? Ma come, cuoricino? È il tuo medico di fiducia, il dottor Sangue. Chi è? Ma chi conosce a chi? Ma come me l'hai detto tu?
quando ho trovato il bigliettino nel portafoglio. Ah sì, ma questa era una cosa di pronto soccorso, bisognava chiamare uno di zona, niente di meno, per una spina di pesce vai a scomodare il dottor Sangue. Io poi, io ti avevo detto che questo è il mio medico di fiducia, ma in realtà è il medico di fiducia di un amico mio che me l'ha voluto consigliare. Temporale si avvicina? Pure tu, vuole temporale, mo? È un temporale, non sento che tu lo stai chiudendo. Comunque, già che Pierina tarda a venire, si vede che questo dottor Sanguetti non l'ha trovato. Anzi, si vede che il dottor Sanguetti non viene proprio. Ah sì, viene. Non viene. Vogliamo scommettere che il dottor Sanguetti non viene. Va bene, allora piazziamo la scommessa qua, subito, immediatamente, che il dottor Sanguetti non viene. Va bene, ci sto. Scommetto pure io. Bravo, Peppi. Eccomi qui, eccomi qui, dottor Sanguetti. Ma tu stai bene? No, sì, cioè... Ti sei ripreso? Sì, la spina me l'ha tolto Peppino, però... Mamma mia! Ma tu quale dottore hai fatto chiamare? Il professore Sanguetti, si sta togliendo il cappello. Aspetta un momento, però, tu di quale Sanguetti parli? Quello del ponte di Chiaia numero 10. No, proprio quello di Chiaia. Tutta la mia insistenza, quello stava andando a letto con la moglie. La moglie? La moglie, la moglie! No, Peppino, a me a capo non volo proprio. Grazie per congregazione. Vieni qua, lasci sto cappello, ma tu sei sicura di quello che stai dicendo? Ti ho detto che ho portato qua il professore Sanguetti, che non ci metta tra sì. Professore, entrate! Ma ci avrei chiesto chi è? Professore, entrate! Eccolo, prego! Ma chi non lo diciamo mica? Scusate se mi presento così, ma se mi vestivo perdevo troppo tempo. È vero, dobbiamo chiederti scusa. A quest'ora! Sì, questa è l'ora che io normalmente vado a letto. Ma l'ho sentito! Ma io vado un pochettino di fretta. Sì. Il malato, aiuto! Professore, eccolo qua! Come vi ho detto, mangiò del cefalo e gli si è ficcata la spina. E non siete morto? Così fa. Guardate, io pensavo che vi trovavo morto. Hai capito? Perché? Come, perché? Che è la spina di pesce? Una spina di pesce o si campa o si muore. E visto che voi campate, non avete più bisogno del dottore. E allora, buonanotte e arrivederci. Professore. E invece voi restate qua, ma voi siete proprio sicuro di essere il professor Sanguetti? E volete sapere che io non sono sicuro di quello che io sono? Io chi sono? Che siete? Io veramente a sto Sanguetti qualche volta l'ho giurato, mi sa che e mi ricordava una dama. Ma voi scherzate? Voi siete il professor Sanguetti, capita al ponte di Chiaia numero 10. Sì, signore, ma. Ma con cosa, ma? Scusate, ma io adesso vado un pochettino di fretta di andare a casa. No, professor, ma come? Senza farmi una visita, senza farmi neanche una ricetta. Ma voi state bene? No, prima stavo bene, adesso all'improvviso mi è tornata un'altra spina nella gola. Professore, fatemi una visita immediatamente, fatemi una ricetta. Vabbè, me la porto domani mattina. No, professore, domani mattina. Io sto per morire, mi volete far aspettare fino a domani. Ma io nella fretta ho dimenticato la penna. Ce l'abbiamo, professore, ce l'abbiamo. Sapete, ho dimenticato pure il ricettario. Aspetta, siete forniti di tutto. Prego, professore, adesso voi vi sedete qua, comodo. San Michele Arcangelo, aiutami tu. E scrivete, che sto mandando a galera. Forza. Ecco fatto. Arrivederci. Professore, un momento, dove andate? Non abbiamo pagato. Non abbiamo pagato. Io faccio la professione gratis. Ho fatto un voto. Un momento. Voi non avete neanche filmato. La film? Io non la faccio fare la film. Un professore sta per scrivere la ricetta e non sa fare. Mettetevi subito seduto e firmate la ricetta, perché mi sto sentendo proprio male. Ma un'altra volta, firmate! Io volesse sapere sta terra quando mi ghiotta! Proprio male, forza! Adesso firmate! Dunque, io non firmo! Perché io non sono la signora Sanguetti! Così ha detto che si chiama?
chiama? La signora Sanguetti. Mia moglie. Era fuori centro. Sua moglie, volevo dire sua moglie, un lapsus. Va bene, vado. Forse lì che la raggiungo io. No, dovete rimanere proprio qua, sciocco, fermo. Esco. Hai canna Christmas. Mio marito è uscito di fretta. Siccome fuori sta pure di avere, gli ho portato il pantalone. Avete fatto bene. Grazie. L'operazione è riuscita. No, signora cara, non c'è stato bisogno. È già spinato. Bene. Sapete che cos'è? Che la spina gliel'aveva levata Peppino. E tu che ti mettevi paura? Sì. Ma come il dottore si metteva paura? Cioè, voglio dire che si preoccupava per il paziente. Invece non c'era bisogno, perché come ha detto Pierina, la spina gliel'ha tolta mio cognato, mio cognato Pippino. Bene, vostro cognato. Sì. Vostro cognato? Sì. Ma perché, signore, qua è vostro cognato? Futuro cognato, il mio fidanzato. Scusate, invece il paziente chi è? È il mio fidanzato, Gennarino Bonomo. Mamma mia, donna, si è aggiunta. Signora, che succede? Mamma mia, scusatevi. C'è mai un dottore? Scusate, no, è stato solamente un capoccino. È passato. È passato? Sì. Signor Bonomo, ma che piacere che mi fa. Ma venite avanti. Ma come? Un uomo brillante come voi si mette in disparte? In realtà ero in osservazione. Ah, vi capisco. Ah, quanto vi capisco. E il signore qua è vostro fratello? Bene. È un altro buon uomo come voi. Io sto sporto. E voi siete il fidanzato della signorina? Voi invece siete la moglie del dottore? Sì. Tanto piacere. Piacere. Bene, che sai, manco come si chiama? Moglie, senti una cosa, ma adesso perché non togliamo il fastidio e ce ne andiamo per i fatti nostri? Ma se fuori sta facendo il diluvio? È vero, povera signora. Dove se ne va con questa pioggia? Sta facendo il diluvio. Qui ci sono, perché non resta la cena per noi. Moglie, ma noi abbiamo già cenato e dobbiamo andare a letto. A letto? Perché per la fastidica andiamo a letto. Professore, mi brucia proprio. Ma la signora ha espresso il desiderio di restare. Ma la signora si è dimenticata che domani mattina mi devo svegliare presto. Si è scordata per la parola. La parola che ho dato a un mio amico per un appuntamento. Ma che marito tiranno, dottore, restate. Sapesse Jenny come allegro. Jenny! E chi è Jenny? Jenny è Gennarino! Io lo chiamo così perché Jenny è più elegante e più chic. Lo chiama Jenny! Sì, e poi è così spassoso! Dire il vero non si direbbe proprio. Perché adesso tiene la faccia un poco verde. Ma quella è solamente la paura della spina. Ma non si preoccupi, ormai è passato! Non è vero, maritino? Signora cara, non è più la spina che mi preoccupa. Mi tengo altri sinistri pensieri in testa. Moglie, è meglio che ci diamo a cannotto. Che se no io ci assicuro che si sento male. Ah, marito, ma che fretta che hai? Ma la parola! Ma si può venire anche meno una parola. Allora restate! Sì, voi siete gente così simpatica. Specialmente il vostro fidanzato. Moglie, ma noi dobbiamo andare a letto. Ma insomma, voi avete proprio questa fretta di andare a letto. Ma insomma, voi che per un morto che non ci diamo a letto. E facciamo così. Allora la signora rimane qua a cenare e noi ce ne andiamo. E io me ne vado. Dove sono? Dove andate? Voi dovete rimanere qua. Perché io, l'intrattenitore, vi deve divertire. Sapete le risate che ci facciamo? Proprio tante. Che è successo il fatto della spina? Perché il monellaccio qui ogni tanto mentre mangiavamo pensava a darmi un bacetto qui sulla guancia. E allora come faceva? Un boccone e un bacetto, un boccone e un bacetto. Che bella cosa! La sua gemma.
ragazza, capite come si chiama? Gemma? Gemma? Senti una cosa, Gemma? Ui, ti sto chiamando! Ma chiami? A te, Gemma! Che bel nome, signora, vi chiamate Gemma? Ma no, è un nome che mi dà di permesso! Dice che la chiama la sua Gemma. Sì, però adesso basta, eh! Che sa? Che cosa, che cosa? Ve lo dico io! Questa signora qua! Un, due, tre, no! E chi è questa? Ah, la moglie del dottor Sanguetti! Ma Furisci, non lo sappiamo già tutti! Nel senso che è una simpatica signora che ci onora della sua presenza restando qua a cena, e invece non si mangia! È ora di finirla però! Che cosa? Di finirla di fare queste chiacchiere e sederci a tavola, signora. Ben detto, io ho fame. Bravo, guarda, tocco dall'altra parte che mi fai del così. Sono smato di morto. Mi consentite di offrire il braccio alla sua signora? Portatevi. E allora, si va? Sì. Andate tutti quanti, forza, andate a tavola, che bello. Noi ci siamo allora, eh. Voi andate. Io devo rimanere qua con il professore, perché dobbiamo parlare di una cosa importante e mi deve fare la ricetta. Oh, mister fissato. Permettete. Certamente. Ma che simpatica signora. Sapesse quanto mi ha fatto piacere conoscere. E non sapete che piacere l'ha fatta a me. Io ho il presentimento che diventeremo molto amiche. Non sapete che presentimento tengo io. Andiamo, Spalco. Sì, fragolino. Ma adesso vi raggiungo anche io, Gemma, tesoro mio. Vicino a me. Finalmente su. Sbottonatevi. Come? Parlate. Io credo che voi dobbiate dirmi qualcosa di molto importante. Ah, chissà, capite che io non sono medico. Ebbene, signore, è vero, vi devo fare una confidenza. Ah, una confidenza o una confessione? Tutte e due. Ma voi sicuramente siete un gentiluomo e quindi queste cose rimarranno tra me e voi. Sì, naturale, forza, parlate. Ebbene, io non sono il dottor Sanguetti. Bene. Io sono l'avvocato Raffaele Gallucci. E vaghi in resto perché devo andare a dare parola. Non vi preoccupate, qua sopra non mi vedrete più. E noi mo siamo proprio nel meglio del discorso. Voi buono volete. Poi innanzitutto mi dovete dire perché che vi siete fatto passare per me. Prima cosa, seconda cosa, che ci facevate a casa della signora Sanguetti, vestito così in pigiama, pronto per andare a letto? Voi da qua non ve ne andate fino a quando non mi dite tutte queste belle cose. E se ve lo dico, me ne fate andare? Sì, subito ve ne facciamo. Parlate. E allora, io stavo tranquillamente a casa mia, che mi stavo vestendo perché devo andare a dare parola. Va bene, parola. Ma da un certo punto squilla il telefono, perché io disgraziatamente tengo pure un telefono. Sì, non mi interessa. 6:22. Non mi interessa, andate avanti. E in un momento, vi sto raccontando. Squilla il telefono e rispondo. Chi stava che la da parte? Chi è? La segretaria di un certo notaio Sanguetti. Notaio Sanguetti. Che mi voleva subito al ponte di Chiai numero 10 per un'eredità. Figuratevi come mangiamo no. E allora io corro. Corro. E a chi trovo? A chi trovo? La signora che è venuta qua, la signora Sanguetti. Si era accorta che marita faceva il corno la tradiva e si voleva vendicare con me. Con voi? Con me, poi dice che i pazzi stanno sulla traversa. E poi che è successo? Io mi sono rifiutato, sempre perché l'ha data parola. Bravo. E la signora invece si è messa a piangere e si è buttata tra le mie braccia. Si è buttata! Ma voi dovete sapere chi tengo pure un bello difetto. Ora? Sì, perché io quando vedo piangere le femmine... Sorvolate. Ma signora è pure una certa signora. Ho capito, sorvolate. E io allora praticamente la signora si è messa a piangere e mi ha eccitato. Bravo, si è eccitato, porco disgraziato. Si è eccitato, bravo. Ma che sto scrivendo? Che sta succedendo? Giustizia, che fa? Che ho fatto? Mamma. È ucciso! Ma che non respiro? Pepi, penso tu alla bocca! Ma sei mosso! Sei mosso? Allora respira! Sì! Il polso! Ma
questo respira, il polso batte. Io non la sento più. Vieni, vai a prendere un poco di aceto, questo deve rimedire perché mi deve dire ogni cosa. Tutto, tutto mi deve dire, tutto. Non mi ha spiegato che è successo. Che è successo, Peppi? È successo che mia moglie, non so come, è venuta a sapere che io la tradisco. E si voleva vendicare. Questa specie rombo si voleva vendicare. No, Peppi, mai. Io questo mi deve dire ogni cosa. Mi deve dire ogni cosa perché poi lo devo ammazzare. Prima devo parlare e poi lo devo ammazzare. Prima deve parlare. Signore! Signore! San Paolo! Sono in paradiso! Ma voi siete vivo! Ah, ma voi siete voi! Sono io, sì! E chi la tua pazza scatenata addosso? Tranquillo, l'ha già mandato! Però mi ha raccontato tutto fatto e mi ha fatto fare un sacco di risate. Beate voi, io sto passando certi uomini. Però mi siete saputo consolare. Che sicuro è vero. A proposito, quella la moglie della signora Sanguetti. La signora Castagna, io è intima amica, no? E io la conosco un poco. Voi la conoscete? Come se la volessi la coppa? Se la volesse. E quindi pure sta saputo con marita tradisce. No, che lui stava parecchio di me. E si è voluto vendicare pure esso? No, che lo si vendica parecchio tempo! E se lo posso dire io, perché io! E se vedi che con l'amica mia io ci presto la casa dove vanno a fare la schifezza! Ma che è passato? Per qui che è passato? Giusto tempo dice che Marietta mi tradisce con l'amica sua! No, forza, fagli annusare la cena, questo deve rimanere perché deve dire ogni cosa! E poi, cammini, fagli respirare quella cosa! Forza! Ah, deve rimanere! Sono il dottor Sanguetti. E io sono il marito di Marietta Castagna. E che pulito! Il nome! Fuori il nome non della madre della Castagna! Non sai c'è niente, che pulita me! Tu non sei niente! Tu non vuoi parlare! No. Beh, io mi vado a cagare. E si non trova a Maria. E si muovere che qui c'è un biglietto a casa. È un uomo morto. Morto perché se non ti ammazza lui. T'ammazzo io. Andiamo, Peppina, arrivo a te. Andiamo. Così pazzo, ma io sono sciutato. Queste sono cose che veramente sono successe. Ma perché? Perché? Vada te, mandami un fulmine in gamba. Vada te! Questa è un'azione, si fa mentire, si fa. E tu si fa attacca a tre! Professore, ma che stai aspettando? Signorino, cosa succede? Non ci capisco niente, stanno parlando di portarlo. Ma come? E bambino? Ma chi? Un professore Sanguetti o Castagnano? Ma che state dicendo? Ma vi sentite bene? Eh sì che mi sento bene! Vi sto dicendo che il dottor Sanguetti è lui, è quell'altro pazzo scatenato, è l'altro marito cornuto, mentre io sono l'avvocato Raffaele Cannucci che ha aspettato 30 anni mi c'è da Clara, ma io non ho capito bene, ma che state dicendo? Professore, quelli sono i fratelli buonomo. Ma quale buonomo è buonomo? Quelli non sono buonomo, manco quando dormono, quello è Sanguetti e Castagna. Ma poi sposati! Sposatissimi! Tutti e due! Tutti e due! Oh mamma! Che tu vuoi essere con me? Ma che ne sono i fidanzati di Maria? E se ne sono andati! No, se ne sono andati, ma poi tornano, è per questi che me ne devo andare! No, ma dove andate? Io mi devo vendicare! Oh, ma che stai chiudendo? Sì! E già che voi siete qui, non perdiamo altro tempo! Avvocato, prendete! Ma che volete a me? Tutta a me lo stanno capitando. Oh, signorina, e voi piangete, voi non dovete piangere, e voi non sapete che male mi fate. Signorina, io sento. Che sentite? Signorina, voi dimenticarvi. E vendichiamoci. Sì, ma io lo faccio solo per vendetta e sarò di marmo. Di marmo. Anzi, avvocato di creta. Di cretello, andiamo. E io non ti dimentico. Signori, abbiate a chiagliere, capo vengo pure da tu. Ma insomma, ma ci vediamo, ci alziamo, ma che succede stasera? Sì, hai ragione, ma aspetta un momento.
certo. Ho capito, questa è la cena delle peppe. E venia, dove sta? Ora viene. Sì, ma dove sta? Senti, Osva, qui è successa una tragedia. È morta. Peggio, è stata offesa, è stata ingannata da un uomo. Che cosa? La lama, dov'è la lama? Non trovo più la lama. Mi pare che l'ha presa il cameriere perché si è rotturato il buco della lama. La mia lama? Sì. Oh, vergogna! Il nome, fuori il nome. Chi è l'uomo che ha ingannato mia cugina? Il dottor Sanguetti, mio marito. Condoglianze. Grazie. Siete vedova? A momenti. Lo ammazzerò al primo colpo. Sì, dovete fare proprio come mi avete detto dentro. Uno, due, tre, zac! Il colpo di Marafà. Sì. State in buone mani, signora. A me la lama. Ma signora, quello mica scherza, quello lo ammazza. Se non lo ammazza lui, lo ammazzo io. Sentite, Osva, per caso tenete una arma a portata di mano. Che sta, c'è un fucile, un cannone, una pistola, una mazza. Ci sarebbe il trombone. Sì, ma ho avuto anche un giustino. Osva, io già sparato. Signora, venite nel mio studio e scegliete stesso voi. Ma ricordatevi che il primo colpo è mio. Un, due, tre, zna. Sì, a me, lasciatemi a capo. Io resto con figliato voi. Andiamo, Osvaldo. Muoviti! No! Ma dove sta? Ma chi? Ma come chi? Oh, dottor Sanguetti, dove sta? Basta con questa buffonata! Il dottor Sanguetti siete voi e lo sanno tutti quanti! Ah! Sì! Evelina, dove sta? Evelina, quando ha saputo che siete Sanguetti, si è vendicata con un altro uomo! Ma com'è possibile? Lo arriva a buttare le mani! Certo che no! T'ha trovato qua sopra! Io sopra un mobile, adesso può sapere chi è! L'avvocato Cannucci. No, basta, e mo basta. E prima mi ammazzo. E poi vedi. Ma quando è tutta la famiglia mi suona questo, io non mi può ammazzare. Un colpo qua in fronte gli devo dare. Dove sta? Dove? Sta là. E gli dice fare un colpo in fronte. Non vi preoccupate. Io adesso entro dal terrazzo. Vai già per la terrazza, avvocato! Sto arrivando! Tu però devi venire qui. Vieni, avvocato! Una tragedia! Aiuto, aiuto! Salvato! Mi ha salvato! Sta urlando, sta urlando! Ma lei dove sta qua? Comunque ti si basta! Ma lei dove sta lui? Colpo di bacco! A noi due, Gennarino! Giulio, una tragedia, e tu sta fermo, tu questi mani sembra re dei ring. E sentito ridere! Una tragedia, uno che mi voleva presso uno fioretto, un altro che ha visto la mano. Una tragedia, cose che si dicono e non si credono, Giulio. Una tragedia! Ehi, la fidanzata vostra che telefonava a ca, io non capisco, una dai a da parole e se ne va a teatro. A teatro? Tragedia. Lo sì, tutti i bambini giorno dopo giorno, va, a te una partita, ma andiamo a preparare un po' d'acqua calda, mustita, che io già da parole. E che fai qua? Stai ancora qua? Corri, vola! E domani mi compro i pazzi! Cretina! Stai pure canetto che va. Ehi, ma voi che ci facete qua? Ah sì, è bene, state facendo la moto, state a casa mia. E voi, Raffaele, io tengo il diavolo in capo, kill, o marito. Ho scoperto tutte cose. Hai fatto sto bello guai, mamma. Deve essere pure con così sordo, ma è mai possibile? E quelle sono cose che capitano, che ne potevo sapere. Ci posso pensare. Ma niente, Marietta, dai, non fare così, dai, e tutto sia giusto, stai tranquilla. Signora, dai. Ma voi mi rendete? Ma te ne andate a parte, piacere. Ah. Hai ragione, Giulia, hai ragione, ma così è pazzo. Che sai, io sto così tutto come un malicapo. Fai così, telefono al 709 e di che l'avvocato Cannucci, no, il professor Sanguetti, ma io chi sono? L'avvocato Cannucci o il professor Sanguetti? Ma te lo dico sempre pure, no? Hai ragione, io sto proprio con una malicapo spaventosa. Fai così, di che l'avvocato Cannucci ha avuto un contrattempo, ma arriva subito. Va, va, chiamo, 709. Ma c'è sta linea, sto talento, c'è sta linea. Non c'è sta linea. No. E non poteva mancare quando mi ha chiamato che la pazza. Così pazzo, fammi venire a me, va. Sì, non ci sta lì. Puzz, passa niente, tu e chi da mi sgaccia, mi sprovia, mi sgaccia. Chi sarà? E chi io stavo, noi facciamo una cosa, Raffaele. È meglio che andiamo di là. La signora è meglio che non si espone, capisci? Vai, va. Yeah. Vai, vattene a letto. Maria, non ci posso pensare. Maria, dai, non fare così, dai. Non tutto sia giusto.
Facciamo una cosa. Con tuo marito ci parlo io, va bene? E Giulia, ma a me come non porta mio marito? Io piango perché non ci possiamo vedere più. Siete qua dentro. Ecco qua. Avvocato! Ehi! Fuori c'è la vostra fidanzata. La fidanzata mia? Così pazzi, e quello è vero, non mi ha visto di andare, è venuta essa qua. Ehi, vedi quanto è bello cinematografo, così pazzi. Ma non era teatro, aiuto cinematografo. E chi mi trova così? E sono un po' guaiato. Vieni cara, tesoro mio, vieni. Voi! Scusate tanto, e quella mi ha chiesto, o forse voi siete la fidanzata? E io per entrare ho detto di sì. Ma che volete da me? Ma perché mi sei perseguitate sempre? Avvocà, avorite sta bottigliella. Avorite che ci sta a cangotto. E che ci sta? A capemo. E che c'è fa? Avvocà, io mi avveleno. Mi avveleno qua, in casa vostra. Vi lascio col cadavere mio bello bello steso per terra. Succede uno scandalo, corre la gente, ne parlano i giornali, vengono le guardie e vi arrestano. Ma perché? Perché che faccio fatti? Sai girare mio? Avvocato, ma che vi credete? Io a marito mi voglio bene, l'ho sposato per amore. E facetemi sposare pure a me, io ci ho sposato 30 anni che amore mia suocera. Avvocato, io sono stata pazza. No, io sono stato scemo. No, la colpa non è vostra, la colpa è stata mia. Mio marito mi tradisce, sì, è vero, ma io ho esagerato. Mi dovevo controllare. Ma perché hai tenuto il telefono? È che le cadichi pure. Se voi non tenevate il telefono, tutto questo non succedeva. Io me ne dovevo cercare un altro, perdevo tempo e non lo facevo più. Avvocato, voi avete fatto guai e mo voi me la tagliate. Amore, ci cazzo, fatti guai, ma così fa? No, lo so, voi siete solamente la causa involontaria, ma sempre la causa siete stati. E io ero fuori di me, bello, sì, perché sì. Mio marito mi tradisce. Ma voi no? Voi vi dovevate controllare. E che diavolo? È una pena per una femmina che smette a chiamare, lo pago subito se ne approfitta. Ma che razza di uomo siete? Signore, ma non volete a me? Avvocato, sentite, mio marito mi deve perdonare. Forse lui vi perdonerà, ma io non vi perdonerò mai. Ma come non porta a me buio? Allora sapete che siete proprio un egoista? Io non so se va buio. Pensiamo a me, ma io c'è da... No, non voglio riuscire più. Mi porta male. Avvocato, voi dovete andare da mio marito e ci avete raccontato tutto cosa. Ma quando mai? Ma siete pazzi? Avvocato, ma volete? No, per favore. Ecco, adesso diventate più ragionevole. E voi andate da mio marito. Quello, ovviamente, appena vi vede, vi punta una pistola addosso. Poi aprite le braccia. E mi faccio sparare. No, faccio dentro, mette fuori e gridate. Dottor Sanguetti, io sono un mascalzone, ma vostra moglie è una santa. Vi giuro che io non l'ho toccata nemmeno con un dito. La prova che dico la verità è proprio questa, che vengo ad affrontare la morte per una giusta causa. Se non mi credete, sparatemi. E qua, due toni più drammatico. Sparatemi là dal petto, non alla faccia. Avete capito? No. Ma quello, Gennarino, lo spara, io lo conosco. Quello si commuove e dice, ma ci domani a te dire. Se voi fate bene la vostra parte, al massimo che lo verrà di schiaffo. Non me la porto, lo pazzi, No, per favore, signore. Ecco, mamma mia, questo deve essere mio marito. Nascondetevi da qualche parte, non mi facete più guai, Siete cadenti, sta pure l'amica vostra, la castagna. Avvocato, io sto dietro la porta con la bottiglina in mano. Appena sbagliata dico qualcosa. Io devo dire cadenti. Appena sbagliata dico qualcosa che stai facendo, mamma mia. Avvocato. Qui. Che sta morto coppano ce lo vuole. Fuori c'è vostra suocera. Mia suocera? No, non è possibile. Sì. Che lei è morta, non è morta più. Questo? Avvocato, basta andare. No, non te ne andare. Ma chi è? Avvocato, scusate tanto, ma quella là non mi voleva proprio lasciare passare. E allora quando mi ha chiesto se ero vostra suocera, ho detto di sì, perché ho urgente bisogno di parlarvi. Ma voi chi siete? Io la vedova Sanguetti, scusatemi, piacere tanto. Ma che volete a me? Ma puzzate sta buona, mi avete fatto venire una cosa. E tu che ci fai qua? E voi vedete, state qua. Ma vattene, no, sempre maltrattamenti, sempre. Signora, voi siete una veduta Giulia, ma io sì. Non vi posso dare assolutamente fretta, perché io vado di fretta. Io devo andare, non posso dire, io devo andare a fare una passeggiata, ecco. Una passeggiata? Sì, una passeggiata. Avvocato, ma io ho urgente bisogno di parlarvi. No, non mi posso dire, scusate, il telefono, un telefono, ma così passa il telefono. Pronto? Io non me ne vado a casa, non esce Marietta, faccio un macello. Come? Siete il fratello della signora Sanguetti? Sì, venite, quella è venuta qua tutta sconvolta, venite. Come? Ve la venite a prendere? Sì,
tranquilli, 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 vi aspettiamo, vi aspettiamo. Rosina! Canna che sta di sabalusta. Rosina! Rosi, scusatemi, Prego, dite? Prego. Rosina, vedi che... Ma come stai, guarda. Tranquillo. Vedi che più tardi viene il fratello della signora Sanguetti. Tu appena arriva, lo fai venire a casa, poi avrei chiamato la signora Sanguetti, capito? Ma papà, scusate, una domanda. Voi siete aiuti? A cinematografo? A teatro? O a bere l'opera dei pub? Ma vattene, pure! Perché ti sei una parola, giritte, che vattene, scusatemi signore, ma io sono molto nervoso oggi e non mi posso proprio dare retta. Per favore, signore, io ho molta fretta. Sì, dunque, avvocato, dovete sapere che come vedete voi io sono a lutto. Mio marito è morto e i miei parenti vogliono contestare il mio diritto all'eredità. Ma signore, a questo? Avvocato, ma se voi non mi rassicurate, io stanotte non dormo. E facci da nuttare, non facci tanti nuttare. Avvocato, voi non capite. Vanno dicendo in giro che sono stata una moglie infedele. Sapete che fanno? Invece che chiamarmi la vedova Cianciulli, mi stanno chiamando la vedova Cianciosa per via del fatto che mi vezzeggiavo con tutti quanti. Ah, e voi siete la vedova Cianciosa? Sì, io. Sapete, adesso non posso vedere le vostre bellezze nascoste, ma un altro giorno. Ma quale altro giorno e altro giorno? Avvocato, ma non ho capito, ma allora voi vi pensate che io sono veramente una moglie infedele? Che vergogna, che vergogna! Oh, mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Che voli? Ma insomma, avvocato, ma dovete capire la mia posizione. Signora Cianciosa! Cianciulli vorrete dire? Signora! Avvocato. Possiamo alzare questa bella veletta e vediamo i vostri occhioni blu? Mettete bene queste mani in tasca! Ah, non si può alzare! No. Rimaniamo nel mistero! Signora, ma che bei capelli che avete! Signora, vedete le mie mani? Avvocato, che fate? Le mie mani tremano! Avvocato, che come fate? Come delle farfalle che non sanno dove posarsi! Allora, il pozzo mi sono stimato! In tasca! In tasca, birichino! Birichino, come mi piace quando mi chiamo birichino! Oh, signora Cianciosa! Cianciulli, vorrete dire? Ah, chiamatemi birichino, signore! Birichino! Devi essere mia, no. Birichino! Lasciami in Cianciosa! Avvocato! Mamma! Lasciatemi in pace! Signora Cianciosa! Aiuto! Signora Cianciosa! Ma poi sei pazzo! Che se mi fanno... Io sono una donna fedele! Ma fanno scivarsi, si guaglio! E chi è che piange adesso? Mamma mia, chi è questo pianto angelico? Ah no, sì tu, no, questo non può essere. Tu non puoi piangere. E beh, sai che il tuo pianto non fa niente proprio. Piangi? Niente proprio. E chi lo diceva, i medici, che un altro shock mi avrebbe guarito. E beh, lo sai che mi hai guarito. E mo, perché chiami tu? Perché voi mi maltrattate sempre. Che faccio maltrattare? Ma no, perché sei venuto? Che buco, che buco. Avvocato, fuori c'è il fratello della signora Sanguetti. E sei ancora qua? Te ci ti ha fatto niente, niente. Va, fallo così, vai, vai, vola. Sei pazzo. Grazie, permesso. Buonasera. Sì, lo so, sono io che ho chiamato dicendo di essere il fratello della signora Sanguetti. Voi, ma cosa ci pazzi? Su telefono! Hai già scassato! E l'avete scassato! Sì che hai già scassato! A voi! Che sono pazzo! No, non vi preoccupate, avvocato, questa pistola non è per voi. Perché? Mia moglie sta qua, No, vostra moglie, non la sacci proprio, non so niente. Sicuro? Sicurissimo! Parola d'onore! Va bene, e allora quando la vedete, le dite che neanche lei ha niente da preoccuparsi, perché Gennaro Sanguetti non ci sarà più. Ah, partite, meno male. Avvocato, voi aprite sta pistola. Amica. È per me.
Mi sono venuto a morire qua. Ah, ma che se ne. Casa vostra. È una fissazione, vanno morire tutti quanti in da casa mia. Anzi, fate una cosa, sparatemi stesso voi, forza. Ehi, che siete fatti? È poca caffeninga lì. A poca? Eh. O voi sparate a me, o io sparo a voi. No, 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 scegliete. Voi sparate, perché non importa a me. Non lo volete fare. No. Chiaro. Sì, perché Gennaro Sanguetti, il perdente, è Gennaro Sanguetti che deve perdere. E allora sapete che succede? Che io adesso mi sparo qua in casa vostra. Tu morti in casa mia. E io mi sparo. Non lo fare. E sta qua. Disgraziato. Non lo sapevo. Non lo sapevo proprio. Disgraziato. Aiutate. Avvocato, mio marito sta aspettando, parlate. Forza, parlate. Che io sono un mascalzone. Io sono un mascalzone. Sì, lo so. E vostra moglie, è una... Sono a vostra disposizione! Sparate! Ma come sparatela? No! Sparatemi! Faccia indietro! Metti fuori! Ecco qua! Spara! Io sparo! No! Cesarino, non lo fare! La colpevole sono io! Tu non mi vuoi credere! Tu dubiti della mia fedeltà! E allora rimango lì! Che stai facendo? Ah, Gennaro! Oh, mamma, ma cosa stai? Che giramento di testa! Che freddo delle ossa! Gennari, ma prima di morire tu sì, parla, dimmi tutto quello che vuoi. Perdonati. Tu volevi bene Evelina, mi tradì. No, ma quando mai? Quello era Peppino che dicevi sempre di andiamo là sopra, diglielo. Sì, ero io. Grandissimo faraonico. E poi con te parlammo. Davanti alla morte tutto passa in secondo ordine. Sì, no, non ci pensiamo adesso. Sì. Che morte straccia! Mamma mia, facciamo qualcosa! Com'è brutto! Mamma mia, allora sa che succede, Titi? Che hai faccio prima te mi sparo qua davanti a tutti. Sì. No, Gennari, non lo fa. Ma io non posso vivere senza te. Ma allora mi vuoi bene? Sì, è naturale. E credi nella mia fedeltà? Ma giurate in punto di morte? Certo, e come potrei? Ma lo sai che mi sento proprio meglio? Sì. Ma mamma Mare, aspetta un attimo. Ma così, ma che volete? Guarda, Titi, tu sei fortunato che sta pistola è scarica. Perché sennò ti sparassi a te. Adesso che ci siamo chiariti, ci siamo perdonati a vicenda, vorrei che pure Marietta e Peppino facessero pace. Mai. Tu come mi stai perdonando a me? Si capisce. Perché io ho scoperto che tu mi tradivi. E siccome non potevo renderti la paniglia, perché sono una donna troppo onesta, ho pensato di fartelo credere. Ma l'ho fatto con una persona che non lascia alcun dubbio. E cioè? Prego, entrate. Buonasera. Buonasera a tutti. Così pazza. Marietta mia, perdonami, non lo sapevo. E così siete finiti tutti quanti in pace, eh? E io non mi sono ancora sposato. È tutto per colpi di suo telefono, eh? Così pazza. Ah, avvocato, non mi prendete conto, la vita è un cinematografo. È quello che vado dicendo io da 3 ore. Cinema. E mo, gli advenne tutto quanto, perché io... Azienda, parola!